Vogliamo sapere al 2017 qual è l'altro punto di partenza, perché prevediamo che questi 42 milioni di euro siano destinati con il 2017 dentro a crescere, e soprattutto riteniamo vergognoso che a giugno del 2018 noi non conosciamo ancora qual è il bilancio di previsione dell'amministrazione per il 2018, cioè siamo a giugno, 6 mesi sono trascorsi, ma noi non sappiamo che cosa l'amministrazione intende fare per ripianare quei 42 milioni di euro e per gestire l'ordinario e le spese verso le quali ogni mese ci sono degli obblighi di legge, tant'è che la regione siciliana con la circolare numero 10 proprio del 2018 sta mettendo in mora il comune di Palermo dicendo devi presentare immediatamente il bilancio consuntivo del 2017 e il previsionale del 2018, perché il passaggio successivo è il commissariamento. Siamo in una fase complicata del comune, ma noi non disperiamo, perché conosciamo questi numeri, li abbiamo sempre raccontati anche durante la campagna elettorale, c'è chi li nascondeva e li occultava facendo la vita della cicala, noi ci siamo preparati invece a gestire la città come le formiche. E oggi abbiamo le risposte ai tanti problemi di questa città, perché avevamo beccato per tempo l'analisi, avevamo diagnosticato il giusto e abbiamo le ricette per far uscire questa città dal baratro. È chiaro che però chiediamo una mano al Consiglio Comunale, visto che l'amministrazione non pare interessarsi delle sorti reali del comune, e quindi chiediamo a tutti i consiglieri comunali, anche di maggioranza, di confrontarsi seriamente sulle nostre proposte e di trovare dei punti di unione per il futuro dei nostri figli. Ma per quanto riguarda le partecipate, sono seriamente a rischio? Assolutamente sì, in testa l'AMAT, che non riesce a trovare le somme per gestire le 3 linee del tram attuali, e quindi mi sembra una follia che questa amministrazione pensi di realizzare addirittura altre 6. Se non trovi 9 milioni di euro per il 2018 per pagare il tram che già c'hai, e se ti è dimostrato che la ZTL che tu imposta ai palermitani rispetto ai 30 milioni di euro che tu avevi previsto di entrate ne porta a casa solo 2 milioni e mezzo, e a fronte di questi 2 milioni e mezzo io mi chiedo quanti milioni di euro abbiamo perso in termini di piccole attività commerciali che c'erano durante e dentro la zona della ZTL. Se ti mancano 9 milioni di euro per queste 3 linee del tram, altre 6 linee del tram te le puoi permettere? Può essere una bella suggestione, io vorrei la metropolitana, vorrei l'automatica leggera, persino la funivia, ma ce la possiamo permettere? I conti del comune ci dicono di no, e io prevedo che il bilancio 2017 di AMAT chiuderà con 6 milioni e mezzo di euro di perdita nel 2017 e che 9 milioni di euro di perdita li abbia già accumulati nel 2018.